31 ottobre, Genova. Ieri dalle finestre di Savona l'aria del mattino sembrava uscire da una fornace. Mettere fuori una mano era come tenerla al di sopra di una griglia. Un forte vento dal sud, con poca pioggia, ma l'atmosfera umida e greve. Il mare era ancora molto agitato. La strada saliva dapprima tra le colline, inframmezzate da belle gole e sormontate da pini marittimi sotto il bosco di mirto in vivida fioritura, negli scogli frastagliati, sporgenti dall'acqua come lance avvolti nella spuma, e solide masse di case e torri davvero caratteristiche, che si susseguivano a intervalli sulle alture. Poi, scendendo, il percorso si snodava intorno alla costa, proprio al di sopra dei frangenti. Massi di gneis staccati da roccia e in bilico sopra di noi, strada al di sotto in gran parte franata e in alcuni punti realmente pericolosa. Tutti i corsi d'acqua gonfi di pioggia e a stento guadabili. Abbiamo impiegato 10 ore per fare 30 miglia, ma il mare era veramente splendido. Genova, al nostro entrarvi, sì e no, visibile in un crepuscolo foriero di tempesta, con i lampi che balenavano dietro il faro e le navi che rollavano paurosamente sull'onda lunga del golfo. Eccomi di nuovo, dopo sette anni, a contemplare da sopra queste balconate di marmo il golfo di Genova. Ma con più pena che piacere, molto di entrambi. Vi sono alcune belle imbarcazioni all'ancora in porto, come quella in margine, e il cielo è amarezzato da linee luminose di frammenti di nuvole, rottami di una tremenda tempesta che mi ha svegliato prima dell'alba, abbattendosi con fragore lungo la stretta via oltre la mia finestra. La pioggia da quel momento è caduta a cateratte. Primo novembre, domenica. Genova, ieri in quattro palazzi, a mo' di penitenza, visto un solo Raffaello. Ma valeva la pena fare mille miglia. Sempre un cortile aperto dentro, con archi e grandiosa concezione dell'effetto all'interno. Poi eseguito qualche schizzo nella cattedrale. Devo prendere nota con cura domani. Per ora ho solo un'impressione generale di cose marmoree. Funzione inglese oggi officiata da un pastore bleso e sermone oscuro. Poi una passeggiata lungo la strada nuova. Aria deliziosa, con un sole vivido che sfiorava appena le cime dei palazzi alti 30 metri. Le donne quasi tutte di una bruttezza incredibile, ma qualche volto grazioso, quando c'era, messo in risalto dal velo bianco. Una ragazza vendeva castagne. Profilo nobile e capelli biondi, bellissima, ma giallognole per la maggior parte e malfatte. Tuttavia, l'effetto del costume per la strada, veramente delizioso. Nel pomeriggio ho visitato diverse altre chiese, tutte di marmo: una con grandiosi esempi di statue ardite, colossali, e in corso una messa per i defunti. Bambini che scorrazzavano intorno, scaldandosi le dita con pezzetti di cera, di candele a spirale, l'altare a lutto e davanti un feretro o qualcosa per simularlo, con sei ceri a tortiglione. Voci di preti dietro l'altare che si mescolavano con l'organo. Nel ritornare, veduta dal molo della città, raggruppata in modo massiccio, sostenuta da archi sopra neri strati verticali di calcare, contro i quali si abbatte l'onda lunga e pesante del mare. Gli appennini di un blu livido alle spalle, con frammenti di luce dorata fra i crinali, e l'intera parte occidentale del golfo fosca di tempesta. Buio pesto nelle strette viusse mentre rientriamo, ma aria mite come fossimo in giugno e una falce di luna che ora splende sulle onde del porto, in un cielo buio e perfettamente sereno. 2 novembre, Genova. Giornata coperta, ma clima di nuovo mite, come in estate. In mattinata preso schizzi della cattedrale, bellissimo l'effetto dei veli nell'inginocchiarsi, donne che nel bel mezzo delle loro preghiere si giravano a lungo a fissare, ma con assoluto distacco, senza lanciare occhiate. Le brutte, perlomeno. Poi qualche splendido canto liturgico, togliendo e rimettendo per tutto il tempo un cappello da cardinale all'arcivescovo di Genova, che ha un bel volto, ma è vecchissimo e debole. Il vaso verde smeraldo, un falso, anche più falso di quanto avessi immaginato. Misero vetro, di nuovo a disegnare sul molo. Tratto caratteristico dei portici, che corrono lungo l'intera città, bui come la pece e sudici. E in alto, Madonne in tutti gli angoli. Per tutta la città, questa è una cosa che colpisce. Al di sotto dei portici, angoli di linea squisitamente morbida, ricchissima di ornamenti con piccole immagini delicate e immagini sopra quasi tutte le porte. Qui le strade strettissime mancano di effetto, bianche con semplici finestre quadrate. Di tanto in tanto una caditoia che sporge o un bello stipide di marmo tutto arabescato, ma niente di sontuoso sulle facciate vere e proprie. Dopo cena, a passeggio. Alla porta orientale trovato un lungomare affollatissimo, una ressa tale da impedire a tratti il passaggio. Costretto a fermarmi perfino tutti veli bianchi e un immenso contrasto tra gli uomini e le donne. Spesso una signora ben vestita o qualcosa di apparentemente tale, appoggiata al braccio di uno sciatto ciabattino con un'aria da vagabondo moltissimi begli occhi e labbra ogni tanto, ma niente altro. Brutto incarnato, tutte. La folla mi ha trasportato alquanto fuori città, fino alla riva del fiume. Una veduta avvincente. Gli Appennini belli nella forma e considerevolmente aguzzi, la città le falde in bianche masse che degradavano giù per i pendii e la folla velata che fluiva dalla porta orientale con moto rapido e mormorio costante. Il crepuscolo è sceso all'improvviso. Nel tornare sui miei passi, visitato una delle chiese suburbane, l'interno completamente buio, ma luci intense cadevano dall'altare sulla folla inginocchiata. Due o tre gruppi di bambini nelle cappelle laterali dalle luci meno intense. Un coro di nobili voci dietro l'altare cantava una messa per i defunti, la cosa più perfetta cui abbia assistito finora, poiché non vi era niente di ridicolo o di urtante a rompere l'incanto. Non sarei più uscito da quella chiesa sebbene stesse calando la notte, ma non faceva affatto freddo e sono tornato lemme lemme verso casa senza pastrano, come difficilmente mi sarei arrischiato a fare in un crepuscolo d'agosto inglese. La cosa che più colpisce di questo luogo è l'ampio respiro di ogni suo aspetto e la dovizia di marmi, le chiese tutte nello stesso stile, abbondanza di barbaro alabastro, pur sempre imponente, infinita ricchezza e grande potenza della mente, sia pure un po' malata, del suo agire. Tuttavia, la cattedrale all'esterno è orribile, sopportabile il portico, in un grazioso alternarsi di marmo bianco e nero, ma la parte superiore di pessimo gusto, tutta strisce come una zebra, detestabile. Sempre meglio di Orléans, tuttavia. Brutta soltanto, ma non volgare. Molto imponente l'interno il bianco e nero confinato a coronare due file di archi, bassa e a tutto sesto la superiore su piccole colonne corinzie, l'inferiore ogivale con grandi capitelli corinzi e colonne di marmo rosso, tra gli archi nervature nere ma c'è ben poca luce per cui non disturbano, sopra l'altar maggiore un gruppo bronzeo di grande potenza. Dietro finestre di un cupo cremisi, cinque rotonde, e la parete fra l'una e l'altra riccamente scolpita. La chiesa dell'Annunciazione colpisce per il soffitto affrescato e per le colonne di marmo bianco scanalate in rosso.